governo sia assente in questo momento e sta sottovalutando un fenomeno importante, che il Sud esploderà se non si comincia a pensare anche a questa parte del paese. Sono fermamente convinto che il giocattolo si rompe e c'è da tenere in considerazione che c'è metà dell'Italia che sta a rotoli, c'è da tenere in considerazione che ci sono alcune categorie di lavoratori che riescono a stento a portare il pane a casa propria, e con questi interventi del governo probabilmente non ci riusciranno più. Mentre vengono tutelate le grandi banche del nord, la grande industria del nord, il sud muore. Questo è un grande, grande problema per l'Italia. Io mi auguro che questo governo finisca la sua esperienza il più presto possibile e si vada a votare. Siamo allo svincolo di Rosarno per raccogliere altre testimonianze da parte di questi autotrasportatori ormai disperati che protestano contro questo governo e questa manovra, giusto? Sì. Voi cosa chiedete? Ma si chiede per tutta, non solo per i trasportatori, ma anche per tutti gli italiani, che sono, che questa manovra che ha fatto Monti è una manovra che ha messo in ginocchio l'Italia, di cui è impossibile andare avanti. Chiunque in queste condizioni si può tirare avanti in una situazione di un rincaro, cioè che poi è sempre una guerra fatta tra poveri. L'economia è messa in ginocchio perché non si riesce più a tirare avanti e le aziende chiudono. Ognuno che ha protratto dei debiti e non riesce più a pagare e stanno fallendo, le aziende vengono a fallire. Cioè, questa è una situazione un pochettino drammatica, in cui per questo si protesta a questa situazione. Si chiede un attimino di abbassare i costi del gasolio, di trovare una forma. Cioè, non è che capiamo che l'Italia è messa in ginocchio di altre cose, altre situazioni politiche, però si chiede anche che deve risorgere l'Italia, non che deve morire così, cioè con questo rincaro nessuno riesce più a lavorare. Perché giustamente voi non ce la fate nemmeno ad arrivare a fine mese. Neanche, cioè, ma chi? Cioè, nessuno riesce ad arrivare a fine mese. Con lo stipendio oggi non ci si arriva neanche al quindicesimo giorno, che è finito. Che spese avete più o meno per un trasporto in Italia sempre? Per un trasporto in Italia, se facciamo la media di Milano, andata e ritorno, tra costo gasolio, costo autostrada e autista, abbiamo quasi 2.900 euro, 3.000 euro di costi vivi parliamo, non al tratto le tasse, le gomme e assicurazioni. Questi sono costi vivi. E il guadagno vostro? Guadagno, questo è zero, il guadagno è zero, andiamo a rimettere perché siamo testardi a continuare a lavorare, perché purtroppo siamo in una, e nemmeno ci possiamo fermare, perché c'è una situazione che a volte la gente, anche se vorrebbe fermarsi, non si può neanche fermare. Prima è passato da qui l'onorevole Elio Belcastro, che è l'ex sottosegretario del governo Berlusconi, e lui diceva pure che la cosa è preoccupante per una rivolta civile addirittura. Ma se si continua in questo modo è chiaro che si arriva a questi punti, perché la gente non ce la fa più, non ce la facciamo noi trasportatori, non ce la fanno gli agricoltori, non ce la fanno gli industriali, cioè i costi sono così elevati che ormai c'è, e poi non c'è mercato, non c'è più vendita. Anche per le materie che arrivano anche dall'estero. Per tutto, cioè principalmente, cioè, sono per queste cose qua. Noi non abbiamo più risorse in Italia, cioè non abbiamo più risorse. Gli agricoltori sono stati abbandonati, no, se non producono loro, noi siamo tutti una catena, cioè è una catena, l'Italia è diventata una catena di ogni cosa. La manifestazione per adesso è pacifica, e infatti le due postazioni di Gioia Tauro, Rosarno, più l'entrata del porto di Gioia Tauro sono tenute sotto controllo dalle forze dell'ordine, coordinate dal dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro. Il traffico qui scorre regolarmente, anche perché gli autotrasportatori bloccano solamente i mezzi pesanti, mentre lasciano passare tutte le macchine, come state vedendo anche alle mie spalle, e soprattutto i mezzi di soccorso che stanno circolando normalmente. Prima abbiamo raccolto una testimonianza di una famiglia, no, che è passata e ci diceva che sì, voi avete il diritto a protestare, però ci dicevano anche per quanto riguarda i beni di prima necessità, soprattutto per i bambini, no, dicono ci ostacolavano da questo punto di vista. Volete dire qualcosa a questa famiglia?
ma cosa possiamo dire a questa famiglia? È chiaro che se andiamo a fare circolare i mezzi che trasportano le prime necessità, in automatico, cioè, questo sciopero non equivale a nulla, cioè, è una cosa, purtroppo ci dispiace, però in estremo non credo che ognuno si rifornisce un attimino, perché non è che si rimarrà così tanto qua a fare lo sciopero. Quindi anche se sono penalizzati un attimino, però lo devono pur sopportare anche loro, noi lo stiamo facendo anche per loro, non è solo per noi ma è anche per loro questa protesta, anche se oggi possono avere dei disagi. Quindi questa è la risposta da parte degli autotrasportatori. Lei è il responsabile di questo posto di sciopero, diciamo? Sì, diciamo di sì. Il portavoce, quindi giustamente dice: noi abbiamo sopportato abbastanza, quindi rifornitevi, fate le scorte necessarie per questi giorni, fino a mercoledì si presuppone, però può procedere anche... oltranza, c'è una cosa che può procedere anche ad oltranza, finché non si otterrà qualcosa, cioè non solo per noi trasportatori ma anche per gli altri, per gli agricoltori e per gli altri, perché è una cosa insopportabile questa qua, cioè l'Italia è messa in ginocchio non solo da noi trasportatori ma da tutti i settori, perché i settori sono tutti penalizzati in automatico, c'è un calo di lavoro, c'è gente che è fallita, ha prodotto dei debiti, ha fatto dei leasing su camion, non è riuscito più a pagarli ed è fallito. E questo perché? Perché lo Stato ci ha messo in una situazione che noi non possiamo più andare avanti. Quindi voi più o meno quanto pensate, se non risolvete niente entro mercoledì, quanto pensate di resistere ancora in queste condizioni? Fino a che non otteniamo tutto, fino a che non otteniamo tutto, di qua non ci muove nessuno. Quindi questo è l'appello degli autotrasportatori, che dicono: fino a quando noi non otteniamo qualcosa, è quello che vogliono per vivere, non per sopravvivere, e loro continueranno ad oltranza. Qualcosa non con la bocca come hanno fatto sempre, con carta e firma, è tutto regolarizzato, allora i camion di qua andranno a lavorare, molleranno tutto e tutte le persone torneranno alla normalità. Questo sta tutto a monte. Per la sicurezza del tuo veicolo sulla strada, Centro Revisioni Italfreni di Natale Polimeni. Revisioni auto e moto, veicoli fino a 35 quintali, consulenza auto e moto d'epoca, concessionario MCTC. Via Argine Destro Annunziata 174, Reggio Calabria. Per qualsiasi tua esigenza, contattalo 0965 651379. Incastonato nell'incantevole Chianalea di Scilla, ristorante Blu de Toi. La magica atmosfera della sua pedana sul mare rende la tua serata unica ed indimenticabile. Blu de Toi, via Grotte 40, Chianalea di Scilla, Reggio Calabria. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. Arte, studio e bellezza di Giuseppe D'Amico. Via De Nava 72, Reggio Calabria. 0965 812918. Arte, studio e bellezza @libero.it. Caffetteria, pasticceria, rosticceria, Bar Winner. Le squisite torte personalizzate, gli ottimi aperitivi della casa, i deliziosi gelati artigianali fanno del Bar Winner un vero campione di bontà. È in via Nazionale 89 a Gallico, Reggio Calabria. I nostri piatti della stagione, giusto i paccheri al polipo, le linguine a frutti di mare
e il risottino gamberetti e limone, questo è disponibile tutto l'anno. Noi ci teniamo, voglio dire, la nostra grigliata, considerate che siamo alla griglia. Trattoria Pizzeria La Griglia, via Strada Statale Ionica 123, Pellaro, Reggio Calabria, per soddisfare una clientela sempre più attenta ed esigente. Mi raccomando, bere con moderazione. In piazza, con musica e divertimento. Puoi essere ospite all'interno del Radio Track Mobile per collegamenti, interviste e dirette radiofoniche. Graziano Tomarchio Management. Concessionaria per la tua pubblicità su Piaceri e Sapori Multiservice Eventi. Realizza inoltre riprese industriali, produzioni televisive, spot pubblicitari, video presentazioni. Contatta il numero 328 6573 982. Le telecamere del programma Di Tutto Tanto della Graziano Tomarchio Management sono in partenza per Sanremo. Vi racconteremo curiosità, retroscena e gossip della più importante manifestazione canora italiana. Intervisteremo per voi gli artisti del Festival di Sanremo e vi faremo vedere tutto quello che si muove dietro le quinte fuori dal Teatro Ariston. Di Tutto Tanto, per sapere, vedere, sentire anche quello che non si canta e non si dice. In onda su Telereggio. È una produzione Graziano Tomarchio Management in collaborazione con Telereggio. Passata da poco la mezzanotte, ci troviamo qui a Villa San Giovanni nel piazzale d'imbarco. Come possiamo vedere dalle immagini, ci sono circa 300 camion che sono stati bloccati da questa protesta. Ma andiamo a sentire i protagonisti. È notte inoltrata, la protesta sta durando, è ancora continua. Per quanti giorni ancora pensate che possa continuare? Non si sa. Fino a venerdì dovremmo essere qua, perché così non può andare. Aspettiamo questo tavolo di trattative col governo, che pensate? Domani, si spera che ci può assistere, ci può dare almeno qualche aiuto per tutti. Ma le richieste per questo governo quali sono? Che richieste fate? Soprattutto il gasolio che ci ha dato delle grosse difficoltà. Capire quelle che sono le nostre esigenze, perché il governo sta muto fino ad oggi, non ha fatto proposte, quindi vedere un attimino cosa esce domani dal tavolo che è stato aperto col governo, vedere quello che esce e poi decidere se continuare con lo sciopero oppure meno. Noi siamo fermi e decisi, continuiamo per la nostra strada, stiamo facendo una protesta civile tranquilla e pacata, al di là della campagna di disinformazione che sta avvenendo, dove si esaltano piccoli gesti di gruppi isolati che noi non riconosciamo e non aderiamo e non approviamo, e sicuramente deploriamo ogni forma di violenza. Aspettiamo e vediamo, è il nostro diritto quello che stiamo facendo, aspettiamo e valutiamo un attimino. Quali sono i costi che affrontate oggi con questa crisi per un viaggio, non so, a Milano nel nord Italia? Altissimi, parliamo del oltre il 90% in spese e a stento, quando capita il 10% di ricavo, se esce il ricavo. In molti viaggi siamo in perdita, questo è uno dei motivi, perché gli alti costi del carburante, gli alti costi delle compagnie assicurative, gli alti costi del pedaggio autostradale non ci consentono di avere quello che è alla base della Costituzione stessa, cioè un ricavo, un margine, un qualcosa che possa dire mi rimane in tasca. Non dimentichiamoci che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, lo dice l'articolo 1 della Costituzione. A noi inverosimilmente oggi come oggi viene negato questo articolo, questo diritto viene negato.